E un'altra giornata passò. Alice dirà qualcosa? Lo scopriremo tra poco. Studio TV, 7 riprese. E ora, per la nostra rubrica Incontra una star, è tornata a trovarci un ospite davvero speciale, Alice Iraghi. Signorina Alice, grazie infinite per aver accettato il nostro invito, nonostante l'epilogo dell'altra volta. Da quello che ho sentito, voleva condividere con tutti noi qualcosa di importante, dico bene? Sì, devo fare una confessione. L'incidente avvenuto con il presentatore precedente. È stata tutta colpa mia. L'ho costretto a dichiarare il suo amore per me durante una trasmissione in diretta. Quando ho saputo che era fidanzato con la sua co-presentatrice, non ho desiderato altro che distruggere la loro relazione. Ma che... signorina Alice! Ma loro non sono stati gli unici. Ogni volta che vedo una donna felice, non posso fare a meno che diventare invidiosa. E faccio qualunque cosa per rovinare la sua esistenza. È uno scherzo, vero? Il mio vecchio manager hanno tentato con ogni mezzo di fermarmi. Ma allora me la sono presa con loro e li ho aggrediti finché non ho desistito. Non hanno desistito. Ne sostituivo uno dopo l'altro solo perché il precedente aveva avuto un esaurimento nervoso. Un momento, è tutto vero? Ogni parola che ho detto corrisponde alla verità. Sono certa che oramai non sarà difficile dimostrarlo. Ho mentito e ho ferito un sacco di persone. E mi spiace immensamente per tutto. È opera dei ladri fantasma. Io sono l'unica responsabile. Nessun altro oltre a me ha compiuto queste azioni orribili. Mi dispiace tanto. Tagliate subito, chiudete la diretta. Taglia, stacca. Alice, questo causerà un polverone assurdo. La presentatrice ha persino nominato i ladri fantasma. Beh, qualunque cosa accada, il nostro lavoro è terminato. Giusto, abbiamo affrontato qualcosa di alquanto diverso rispetto a un palazzo, ma è indubbio che Alice abbia avuto un risveglio del cuore. E anche la gente a cui era stato rubato i desideri sembra tornata normale. Ne parlano dappertutto su internet. Vediamo. Ah, sembra proprio di sì. Mio figlio stava per dilapidare tutti i nostri risparmi in gadget di Alice, ma i ladri fantasma l'hanno salvato. Grazie, ladri fantasma. Leggo un sacco di rivoglio indietro i miei soldi. Beh, possiamo fare ben poco per loro. Non credo che siano tutte vittime quelle. Ciononostante, missione compiuta. Già, missione compiuta. Chissà cosa succederà ad Alice adesso. Dubito altamente che potrà ancora costruirsi una carriera. È uno scandalo troppo grande. E a prescindere dai suoi motivi, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ma se riuscirà a ritrovare quel sentimento che ha provato quando si è innamorata della moda per la prima volta, penso che se la caverà. Può ancora essere un raggio di luce per gli altri, anche se dovrà trovare un altro modo per brillare. A proposito, dobbiamo ancora interrogarla per ricavare qualche informazione. Potrebbe essere a conoscenza di qualcosa che ancora ci sfugge. Ma che chance abbiamo di poterla interrogare ora? Immagino che la sua vita sia diventata un inferno. Accidenti, mi sa che hai ragione. La sua azienda le starà impedendo di avere contatti con l'esterno. Conversazione illuminante come al solito, vedo. Ancora tu, che palle! Come va? Che si dice, gente? Oddio, ancora tu, nonnetto! Ehi, non nego di essere più vecchio di voi, ma non è carino, sai? A ogni modo, voi ragazzi vi date davvero da fare quando vi impuntate, eh? A cosa ci riferisce? Non fate gli innocentini, vi ho fornito una pista solida, vero? Sì, ma... è una notizia fantastica, a quanto pare anch'io avrò un tornaconto. Quale tornaconto? Sono qui per avere una vostra risposta alla mia offerta. Ricordate, no? L'accordo. Te l'abbiamo già detto, non lavoriamo con i polizi. E se ci aggiungessi un piccolo incentivo, tipo far arrivare ad Alice le vostre domande? Stavate giusto dicendo che volete delle informazioni da lei, vero?
Esatto. Ma Alice ha già confessato in diretta TV di essere la responsabile delle manipolazioni. I nostri nomi sono stati riabilitati. Già, è come dice lei, non ci servi più a un cazzo. Se solo fosse vero. Cosa sta insinuando? Come può questo caso non essere chiuso? Oh, è lungi dall'essere chiuso. Questa epidemia di risvegli del cuore si sta diffondendo in tutto il paese. E sappiamo che non possono essere tutte vittime di Alice. Pertanto c'è ancora un ampio margine di incolparvi, o sbaglio? Non solo, avete scatenato un bel pandemonio. Il vostro spettacolino con la lettera di sfida ha infiammato l'opinione pubblica più che mai. Tutti questi risvegli del cuore devono essere opere dei ladri fantasma. Non sento dire altro in centrale. Davvero non vi rendete conto di quanto sia pericolosa la posizione in cui vi trovate? Tutte stronzate! Non abbiamo fatto un cazzo di niente noi! Calmati, Star. Secondo voi, perché vi ho offerto quell'accordo? Star, se volessi, potrei ammanettarti seduta stante e portarti dentro. Ma non lo faccio. E sai perché? Perché sono convinto che tu sia innocente. Per catturare il vero colpevole avrò bisogno dell'aiuto di ognuno di voi. Come può esserne certo il vero colpevole? Intendo la persona che sta controllando Alice da dietro le quinte. Il modus operandi dietro a quell'epidemia non sembra spostarsi dall'ideologia del ladri fantasma. Anche le motivazioni sembrano molto diverse. Sposarsi, ho sbagliato. Si tratta di due casi separati, o almeno questo è ciò che credo io. Potrebbe lasciarci soli un momento. Vorremmo discuterne prima tra di noi. Certamente, aspetterò fuori. Fatemi un fischio quando avrete deciso, deliberato. Questo è inaspettato. Abbiamo dato per scontato che la confessione di Alice ci avrebbe scagionati. Maledizione, quindi non stavano trollando. Di che parli? Navigando nel web mi è capitato di vedere utenti che scrivevano di eventi assurdi successi qua e là, simili a quanto abbiamo visto finora. Nessuno è finito sul notiziario e sembra quasi che tutti stiano semplicemente facendo finta di niente, però... Quindi il nonnetto non racconta cazzate dopo tutto. Cosa facciamo? Se decidono di utilizzarci come capro espiatorio, la nostra reputazione sarà macchiata per sempre. Non risvegliamo nemmeno i cuori per la nostra stessa causa. Se le altre persone sono davvero state soggiogate, vuol dire che là fuori ci sono più prigioni di quanto immaginiamo. Pensate quindi che possono esserci anche altri monarchi? E a quel punto cosa faremo? Quando, stando a quanto abbiamo appena appreso, cooperare con quell'uomo potrebbe essere una valida opzione. Davvero vogliamo fidarci di quel tizio? Che altra scelta abbiamo? Perlomeno le sue informazioni su Alice si sono rivelate utili. Tu che ne dici, Phoenix? Stringiamo l'accordo. Penso che sia la scelta più saggia. No, un momento. Anche se accettassimo, in che modo potremmo spiegargli tutto? Per capire come ci muoviamo e cosa facciamo, dove dovrà venire a sapere del metaverso? Pensate davvero che ci crederà? Non abbiamo altra scelta che convincerlo, altrimenti sarà Phoenix a pagarne le conseguenze. Ma stiamo parlando del metaverso, della prigione. Come sperate di convincere uno sbirro zuccone a beccarsi una cosa simile? A quanto pare non abbiamo scelta, dobbiamo fargli vedere la prigione. Come abbiamo fatto anche con te, Makoto. Aspetta, cosa? Mako-chan! Riuscite a pensare a qualche altro modo per evitare che lui venga arrestato? Abbiamo un'unica carta da giocare in mano. Non possiamo lasciar fare agli eventi il proprio corso per il momento. La prigione è un luogo pericoloso, ma dovremmo riuscire a proteggere una sola persona. Abbiamo protetto in 5 Makoto quando è venuta con noi nella banca di Kaneshiro. Anche Futaba se l'è cavata quando è entrata nel suo stesso palazzo, quindi non vedo il problema. Anche Anne e anche Ryuji e anche io siamo entrati nel palazzo quando ancora non avevamo le persone, quindi non sembrano esserci alternative. Accettare l'accordo potrebbe essere un nostro interesse. Va bene, accettiamo. Non è che abbiamo altre alternative. Speriamo che sia la nostra che non sia la nostra rovina. Merda, sarà meglio prepararsi al peggio. Vado a chiamarlo. Torni pure, siamo pronti. Oh, ci è voluto meno tempo del previsto. Dunque, cosa avete deciso? C'è un posto che vorremmo mostrarle. Ci segua. Come faranno ad entrare?
Capisco, una prigione piena di ombre. Ah, così? Senza neanche farcelo vedere? O gliel'hanno spiegato, aspetta. Magari sto andando avanti io troppo. Con un monarca che ghermisce i desideri, ho capito bene? D'accordo? Che ne dite di andare subito a farvi fare un bel test antidroga? Ok, non l'hanno ancora portato dentro. Se vi siete inventati questa fantasia assurda per convincermi, vi conviene provare con qualcosa più terra terra la prossima volta. Quello dovrà attendere, stiamo per portarla nel mondo cognitivo. Mondo cognitivo? Forza, venga, non faccia domande, ci segua. Oh, dove esattamente? Che strano, tutto vestito di nero e le scarpe beige. È un po' strano come aspetto, tutto distorto. Scusatemi. Vediamo come reagisce. Ma che cazzo? Dove siamo? Allora, volete darmi una risposta oppure... Cos'è questo posto? No, non è reale. Ogni cosa è reale qui, fino all'ultimo particolare. E voi come cazzo siete vestiti? Ehi, che è successo? Perché siete vestiti in quel modo? Ecco, proprio quello che mi aspettavo. Questi sono i nostri abiti da ladri fantasma. Ma che roba è? E dove mi trovo? Domande, questa è una prigione e in questo momento ci troviamo al suo interno. Aspetta, e chi sei tu? Io sono Sophie, l'amica dell'umanità, piacere di conoscerti. Piacere di... cosa? Rilassati, Zenkichi, cerca di mantenere la calma. Sì, sì, giusto, non posso dare di matto per... un gatto parlante! Non sono un gatto parlante, sono Morgana! Finalmente, hai capito che ti stiamo dicendo la verità? Che diavolo, quanto ho bevuto ieri sera? Deve essere per forza un sogno, sono ancora svenuto. Pensi di farcela, nonnetto? Non c'è da preoccuparsi, è solo un crollo. Ciò mi preoccupa lo stesso. Pare che gli abbiamo fuso il cervello. Oh mamma, sarà meglio tornare subito indietro. Zenkichi, tutto a posto? Ste transizioni 1, 2, 1, 2. E adesso torniamo dentro. Dai, facciamolo ancora rivedere. Dai, però almeno ha capito la verità, dai. Ha capito cosa stiamo facendo. È il modo migliore per spiegare il metaverso. Come può essere? Cosa mi è successo? Ho forse perso la testa nel tentativo di risolvere il caso. È stradivertente guardarlo impazzire. Probabilmente il suo cervello si è sovraccaricato e non riesce a riprendersi. Cosa ci siamo sbattuti a fare per spiegargli tutto in anticipo? Tutti noi abbiamo reagito allo stesso modo la prima volta. Quanto candore. Cerca di riprenderti, nonnetto. Accidenti. Quanto ti ci vuole per ricomporti? Avanti, terra chiama Zenkichi. Oh, giusto, ricompormi. Quel gatto mi ha chiamato per nome. Aspetta un attimo, sei il gatto mostruoso che ho visto in quel postaggio, il gatto parlante. Non sono né mostruoso né un gatto, te l'ho già detto, sono Morgana. Siccome sei consapevole del fatto che Morgana può parlare nel metaverso, ora riesci a comprenderlo anche qui. I gatti parlano, se sono consapevole che possono. Questa sì che è bella. Temo che gli servirà un pochino di tempo per processare il tutto. Innanzitutto, perdonatemi per aver perso la calma in quel modo. Credo di aver capito cosa sta succedendo qui, però. Anche se niente di tutto di questo ha senso per me. Ma mi sforzerò di comprendere. Se noi accettiamo l'accordo, tu diventeresti nostro complice. E i complici devono giurare di non tradire mai la fiducia reciproca. Per cui sapete già come funzionano le cose. Va bene, d'accordo. Ricambierò la vostra fiducia con la mia. Aiutatemi a venire a capo con questa faccenda dei risvegli del cuore su scala nazionale e io mi assicurerò che voi siate tutti protetti. Finché collaborerete, non permetterò alla polizia di sfiorarvi con un dito. Questo è il mio giuramento. Affare fatto, allora.
Bene, sono impaziente di lavorare con voi. A questo punto vado dritto al sodo e vi chiedo di aiutarmi con l'incidente, con un incidente simile. Al momento l'agenzia ha gli occhi puntati su Sapporo a causa dell'elevato numero di casi di risveglio del cuore segnalati nell'area. Ho bisogno che raggiungiate Sapporo Central entro l'8 agosto. Ok. Perché proprio l'8? Il nostro sospetto numero uno resterà all'estero per un viaggio di lavoro fino ad allora. Daremo inizio all'indagine non appena rimetterà piedi in casa. Capisco, molto bene. Quindi è probabile che questo sospetto sia un altro monarca, simile ad Alice. Può darsi, in tal caso dovrò chiedervi di occuparvene. Quindi siamo diretti a Sapporo Central, nella prefettura di Hokkaido, eh? Si prospetta un bel viaggio. Oh, un avvertimento. Dovete assolutamente evitare qualsiasi tipo di trasporto pubblico. Vi conviene guidare o farvela a piedi? Farcela a piedi? Come mai? Avete riportato in auge i ladri fantasma occupandovi di Alice. Ogni potenziale monarca ne avrà senz'altro sentito parlare. Dal nostro punto di vista siete un grosso problema, specialmente se doveste decidere di dare la caccia ai loro desideri. Saranno tutti in massima allerta adesso. Potrebbero persino tentare di farci fuori. Non c'è modo di sapere preventivamente chi è stato fatto il lavaggio del cervello. E se uno di loro fosse il pilota del vostro aereo? Ma se non possiamo volare, come ci arriviamo a Sapporo? Procuratevi un'auto, è l'opzione più sicura. Non potete darcene una voi. Mi spiace, l'indagine deve restare top secret. Eventuali aiuti lascerebbero una pista dietro al nostro accordo. Oh, e un'altra cosa, non preoccupatevi per la faccenda di Alice. Vi aggiornerò non appena avrò finito di farle il terzo grado. Beh, spero che riuscirete a risolvere il caso. Lo speriamo anche noi, Zenkichi. Ah già, scusa se ti ho dato il gatto mostruoso, Micio. Ah, te ne pentirai. D'accordo, non sei impazzito, è tutto vero, Zenkichi. E vai, oh no, per poco ci ho sperato che salissimo al 15. Ed è diventata notte balzando la pallina. Ah, come troviamo un'auto, ragazzi? Avete tutti la patente? Questa sì che è una seccatura. Ah, cioè Hokkaido, sul serio? E tanti saluti alle nostre vacanze. Non si sta comunque diffondendo il tutto il Giappone. Anche risolvendo questo caso, verremo subito spediti in qualche altra città. Una missione itinerante in collaborazione con la pubblica sicurezza. Ammetto che non suona poi tanto male. Probabilmente passeremo persino per Kyoto. Vedi il bicchiere mezzo pieno, Inari? Non sarà un viaggio di piacere il nostro. L'obiettivo primario resta il caso. Ma comunque, le nostre vacanze estive, non possiamo divertirci un pochino? Infatti, manca ancora un secolo all'otto. Abbiamo tempo per fare un casino di robe. Oh, aspetta, ho saltato un pezzo. Oh, a me piacerebbe gustare un po' di cucina regionale. Sì, sì, io voglio del sushi. Concentriamoci sul caso, sarà un viaggio fantasmagorico. Oh cielo, potremmo fare baldoria dopo che il caso sarà chiuso. Detto ciò, dobbiamo rivedere alcune cose prima di affrontare il viaggio. La prima della lista è Emma. A prima acchito sembra che un'app comunissima, ma ora sappiamo che possiede una funzionalità nascosta con cui accedere alle prigioni. È pericolosa. Già, mi ricorda un po' il Metanav. Pensare che una tecnologia simile venga utilizzata in tutto il paese mi mette i brividi. Ma l'applicazione in sé è a posto, no? Voglio dire, puoi cancellarla quando vuoi. Inoltre, le feature relative alle parole chiave e alla lista amici funzionano perfettamente. Se permettesse a tutti di intrufolarsi nelle prigioni, l'intero paese non sarebbe già finito nel caos più completo? Ci siamo registrati tutti come amici, eppure non è successo niente di strano di per sé. Da dove arriva questa app a ogni modo? È gestita da un'azienda informatica giapponese chiamata Madis. Ha sedi in tutto il globo, si parla di decine di migliaia di dipendenti. Un'operazione su larga scala, quindi. Con quei numeri saranno senz'altro un'impresa internazionale di primo ordine. Quindi si tratta di una mega corporazione del male che sforna prigioni o robe così. Ma noi non siamo in grado di utilizzare Emma come ha fatto Alice. Beh, forse perché abbiamo il cuore puro o qualcosa del genere. Deficiente. È possibile che Alice fosse in possesso di una versione speciale di Emma. Cosa te lo fa pensare? È solo un'idea. Anch'io sto brancolando nel buio.
Ma è comunque una possibilità. Se riuscissi in qualche modo a mettere le mani sul telefono di Alice, penso che sarei in grado di scoprire la sua versione di Emma e Se riuscissi in qualche modo a mettere le mani sul telefono di Alice, penso che sarei in grado di scoprire se la sua versione di Emma è custom. Dici davvero? Dovremmo chiedere all'ispettore Hasegawa se può confiscarlo per noi. Più tardi lo contatterò per dirglielo. Ma vi ha dato il telefono? Bene, prossimo argomento, la prigione. Tutti i palazzi sono crollati dopo aver rubato il tesoro al loro interno, mentre la prigione di Shibuya è ancora in piedi. Non solo, mentre i palazzi sono nella manifestazione delle cognizioni dei loro signori, le prigioni seguono una logica diversa. In esse, infatti, gli esseri umani possono vedersi ghermie e desideri delle loro stesse ombre. E a questo causa ripercussioni terribili su di loro nel mondo reale. Messa giù così, mi sembra persino peggio dei palazzi. Se tutti questi bizzarri incidenti in giro per il Giappone sono autentici risvegli del cuore, è probabile che là fuori esistano altre prigioni. Potrebbe essercene parecchie, considerata l'impossibilità di denunciare ogni incidente. Insomma, stiamo lavorando con la polizia per cercare di difendere la nostra reputazione, ma siete sicuri che basti? Che vuoi dire? Se le prigioni sono davvero così pericolose come abbiamo visto, non sarebbe una cosa sbagliata lasciare che esistano indisturbate? Se cose terribili come quelle accadute a Shibuya si stanno verificando un po' dappertutto, non siamo forse noi gli unici che possono fermarle? È vero, hai assolutamente ragione. Sì, è nostro dovere salvare tutte le persone che stanno soffrendo disperatamente. E dar loro coraggio. Ecco i miei ladri fantasma. Già, puoi dirlo forte. Splendido discorso, Lady Anne. Hai risvegliato il nostro sacro fuoco. Se il piano è questo, viaggiare in auto potrebbe effettivamente giocare a nostro vantaggio. Giusto, potremmo scoprire altre prigioni lungo la via per Sapporo. A me sta bene, un viaggio all'insegna della sfrenata evasione. Ma come facciamo a trovare tutte le altre prigioni? Tirando a indovinare? Ci vorrà un milione di anni. Credo sia il momento per Sofia Show. Oh, il Super Ya in azione! Posso rivelare qualsiasi prigione nelle vicinanze tramite l'olfatto. Sul serio? Cioè, dal loro odore? Una prigione emana una traccia distintiva. Quando entro nel raggio di una prigione riesco a percepirla. Sofia, ma è pazzesco! Lodi accettate. Ci sono ancora un sacco di zone d'ombra, ma almeno adesso abbiamo una linea d'azione. Già, sarà... pane per i denti dei ladri fantasma. E vai, sono esaltatissimo. Non ci resta che procurarci un mezzo di trasporto. Per starci tutti quanti dovrà essere bello grande, no? Ci toccherà noleggiare qualcosa. E chissà quanto dovremmo sborsare. Il denaro non sarà un problema. Finalmente è arrivato il premio del mio ultimo concorso. Yusuke ha i soldi! Una grande novità. Oh, non ci servono i tuoi spiccioli. Beh, ci siamo accordati con un esponente della polizia. Magari saranno disposti a sovvenzionare la nostra indagine. Ma che figuriamoci. Un veicolo bello grande. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che una volta Sojiro abbia accennato qualcosa di simile. Andiamo a chiederglielo. Sojiro, è un camper? Un'auto che possa trasportarvi tutti. L'altro giorno non stavi parlando con qualcuno di un grande mezzo di trasporto o qualcosa del genere? Oh, intende il mio conoscente con un camper. Si lamentava di non trovare mai il tempo per sfruttarlo o di come sia lì a prendere polvere. Sojiro, è perfetto! Ti prego, faccela prendere in prestito, per favore! Ha a che fare con la faccenda per cui vi stanno incolpando tutti? Esatto. Allora temo di non avere scelta. Gli telefonerò. Pazientate fino a domani. Questo è il nostro capo. Quanto è premuroso. Ma ascoltate, cercate di non darvi troppo la pazza gioia là fuori, intesi? E siete a posto con i fondi di viaggio e quant'altro? Sì, ho 170.000 yen. Sì, abbiamo tutti risparmiato in vista delle vacanze estive. Un tempo l'arte mi ha ridonato la miseria, ma ora mi ha riproiettato verso le stelle. Sì, l'abbiamo capito.
Abbiamo capito, Yusuke. Hai i soldi. Basta. Un camper? Tutta questa faccenda si sta trasformando in un viaggio di formazione. Un momento, dormirete tutti in quell'affare, ragazzi e ragazze assieme. Non preoccuparti, i maschi dormiranno tutti nel tettuccio. E con noi ci sono Makoto e il suo pugno della giustizia, nel caso qualcuno tentasse di farci qualche sorpresina. Oh, e io sono molto pratica con l'ascia. Certo. Visto? Siamo a posto. Quel che si dice è solidarietà tra donne. Va bene, fate quel che dovete. Ehi, riguardo a quel favore che ti ho chiesto. Ah, giusto, il telefono di Alice. Ecco qui. Bingo, Zenkichi. Ehi, è una prova fondamentale. Non rompetelo, d'accordo? Come sta Alice comunque? È stata molto onesta su tutta la faccenda dei risvegli del cuore. Quando le persone diventano sue amiche su Emma, si è accorta che iniziavano di punto in bianco a obbedirle. All'inizio la cosa ha semplicemente incuriosita, ma poi, presa dal brivido di tutta quella gente che eseguiva ciecamente i suoi ordini, non ha saputo trattenersi. È iniziato tutto registrandosi come amici? C'è dell'altro? No, non ha fatto altro che scusarsi poi. È tutto quello che abbiamo, e sinceramente mi è sembrato che stesse dicendo la verità. Per cui, all'atto pratico, non sapeva nulla né delle prigioni né dei desideri. Né dei desideri. Mi sono impappinato. Beh, ve lo confesso, non avrei creduto nemmeno lontanamente se non me l'aveste fatto vedere con i miei occhi. Ah, ma che diamine! Che succede? Hai trovato qualcosa? Ero convinta che avrei scoperto chissà quale unicità nella versione di Emma in possesso di Alice, ma invece niente. Non è altro che una versione commerciale standard. Non è nemmeno stata modificata in un secondo tempo. Per cui non ci è servito un bene amato. Non ho detto questo. In effetti ho trovato tracce di qualche ficcanaso nel suo telefono. Sarebbe a dire? Qualcuno stava monitorando le attività di Alice. Non so se il suo utilizzo generale dello smartphone o quello di Emma nello specifico. Beh, qualcuno comunque c'è entrato. Quindi qualcuno la sorvegliava. E questo vorrebbe dire che in circolazione c'è ancora qualcuno coinvolto in questo incidente. Riesci per caso a tracciare l'origine del monitoraggio? È da qualche parte in Giappone, è il massimo che riesco a capire da quest'aggeggio. È già molto più di quanto mi aspettassi, sei davvero in gamba, ragazzina. Ma è sottovalutare la smanettona dei ladri fantasma. Quindi qualcuno stava tracciando Alice? Chi può essere? Oh, un passo alla volta. Questo non è l'unico caso su cui lavorare. Sono certo che scopriremo altre piste nel corso delle indagini sull'incidente. Beh, ci si vede l'8 agosto a Sapporo Central. Non tardate, intesi? Quel giorno vi contatterò per comunicarvi il punto d'incontro. È tempo di riconsegnare questo telefono alla sua legittima proprietaria. Buona giornata, ragazzi. Ciao. Questo silenzio. Insomma, Alice poteva sbattere la gente nella sua prigione perché era la monarca, giusto? Considerato che non è stata opera della sua versione di Emma, direi di sì. Capisco perché lo dite, ma non dovremmo comunque trarre conclusioni afferrettate. Come ha detto Zenkichi, c'è ancora molto da approfondire. È vero, quando le cose appaiono ancora nebulose, la cosa migliore è raccogliere altre informazioni. Ehi, siete ancora tutti qui? Allora venite fuori, c'è il vostro mezzo che vi attende. Vediamo il camper, com'è? Ah, carino. Uscito direttamente da Breaking Bad. Ecco il vostro mezzo. Questo è il camper? Wow, è 3 volte più figo di quanto mi aspettassi. Il suo design retro, semplice ma elegante al tempo stesso. Grazie, Sojiro. È fantastico. E fate solo in modo di non distruggerlo. Ho trovato marca e modello online. È un Volgen Retro Life. Citazione poco velata a Volkswagen, forse? Ha 4 letti e una tenda da tetto. Ci sono prese elettriche in abbondanza e strumenti per tutti i vostri bisogni culinari.
Non potevamo chiedere di meglio, il nostro capo è il migliore. Morgana sulla macchina, messo lì. Wow, adoro anche gli interni. Già, mi ricordo i dinner americani degli anni 50. Spero di riuscire a guidare qualcosa di così grande. Ha le sue stranezze, ma sono certo che ti ci abituerai subito. Fino ad allora, però, guida con prudenza, ok? Beh, direi che non posso mica parcheggiarlo qui, non credete? Lo sposterò dal parcheggio più vicino. Voi finite pure di preparare i bagagli. Grazie, Sojiro. Va bene, per il momento dividiamoci. Ci riuniremo quando saremo tutti pronti per partire. Dai, dai, dai. No, quanto manca? Tanto così. Ok, ben fatto con i preparativi. Pensi che ci serva qualcos'altro? Nel caso, ci conviene andare subito a comprarlo. Non appena siamo pronti, dobbiamo andare a salutare il capo prima di partire. Va bene, andiamo a vedere cosa ci può servire. Ehi, Coso, c'è un posto che dove voglio andare prima di partire. Dovresti farci un salto anche tu. Ti aspetto fuori, fammi sapere quando sei pronto. Va bene, Ryuji, ti aspetto tra poco.